Eccoci a parlare questa volta dello strumento ruotavista. È uno strumento che risulta essere molto utile per apportare modifiche in maniera accurata e nel dettaglio ai documenti. Viene usato sovente dai grafici esperti e soprattutto per coloro che possiedono le tavolette grafiche. Dalla versione CS4 è stato introdotto dunque questo strumento ruotavista che aiuta anche coloro che non possiedono una tavoletta grafica, ne migliora quindi l'utilizzo. Questo strumento si trova nel pannello degli strumenti sotto lo strumento mano. Se ci clicchiamo sopra, noteremo che la seconda opzione è lo strumento ruotavista. Se lo selezioniamo, appare giustamente il cursore a forma di manina con una piccola freccia che indica il senso di rotazione oraria. Se ci clicchiamo sopra, appare in automatico una specie di simbolo a forma di bussola che ci indica in che direzione stiamo ruotando l'immagine. Sopra sulla barra delle applicazioni, avendo selezionato questo strumento, notiamo che ci sono queste opzioni. L'angolo di rotazione in maniera, numerica, quindi possiamo per esempio postare, un angolo di rotazione di 35 gradi e noteremo che il documento è, ruotato di 35 gradi, ma serve soprattutto per avere una maggiore accuratezza, di angolo di rotazione. Per esempio, non so, postiamo il 25,74 e abbiamo una rotazione giustamente molto precisa. Postiamo adesso, torniamo a 0, giustamente. Secondo, abbiamo questa specie di giustamente cerchio che può impostare l'angolo di rotazione della visualizzazione. Questa è un'opzione che francamente non trovo molto utile, a parte solo il fatto per sapere in che direzione è ruotato il documento, se è capovolto o in maniera orizzontale, verticale, sinistra, destra, eccetera. Poiché giustamente preferisco a questo punto ruotare manualmente il documento tramite il mouse. Abbiamo poi giustamente ripristina visualizzazione quando noi effettuiamo una rotazione dell'immagine. Se clicchiamo su questo tasto viene ripristinata la visualizzazione classica e ruota tutte le finestre. Questo vuol dire che se noi abbiamo più documenti aperti, se noi giustamente andremo a spuntare questa opzione, quando ruoteremo il documento, tutti gli altri documenti saranno ruotati nella stessa maniera. Ovviamente, se non spunto questa casella, quando andrò a ruotare, solo il documento che ruoto sarà modificato, tutti gli altri rimarranno nella visualizzazione classica. Per ripristinare tutte le finestre, basta cliccare su Ripristina visualizzazione e tutti i documenti sono stati ripristinati. Se invece, per esempio, desidero sempre ruotare tutte le finestre, quindi apporto una rotazione dell'immagine in senso orario o antorario, e diciamo che questa immagine desidero che sia in questo momento riportata nella visualizzazione classica, quindi ripristinata. Basta che clicco sul tasto Escape della tastiera. L'immagine è automaticamente ripristinata, ma noteremo che le altre immagini sono ancora ruotate. Posso per ruotarle, ripristinarle tutte, basta che clicco su Ripristina visualizzazione. Oltre a questo, giustamente, il tasto ruotavista funziona un po' come il tasto zoom, ovviamente differente contesto, concetto però uguale. Diciamo che io sto facendo, utilizzando uno strumento di selezione rapida per selezionare un'area del documento. Ma quindi comincio, diciamo, comincio a selezionare, non guardate la selezione perché è veramente fatta ovviamente in maniera rapida e quindi non precisa, ma è solo per dar l'esempio. Però diciamo che arrivata a questo punto non mi è più comodo continuare e desidero ruotare giustamente il documento per le mie necessità. Premo sul tasto R, che è la scorciatoia da tastiera per lo strumento ruotavista e lo mantengo premuto.
ruoto in questo momento la vista e torno in automatico allo strumento precedente e posso continuare a lavorare sul mio documento. Quando ho terminato, clicco sul tasto Escape e ripristino la visualizzazione. Quindi abbiamo notato che funziona come lo strumento Zoom, a differenza che lo Zoom posso avere, quindi avere un ingrandimento o una riduzione dell'immagine. Qui ovviamente ho una rotazione dell'immagine in senso orario o antiorario, ma il concetto non cambia. Ora, abbiamo notato che tutti questi tutorial che abbiamo fatto trascorso insieme sono state per l'introduzione a Photoshop. Questo per dire che Photoshop ci offre tutti gli strumenti necessari per adattare il documento alle nostre esigenze. Coloro che si interfacciano per le prime volte su tali strumenti come Photoshop, generalmente si adattano loro al documento. Ricordate che giustamente sia il documento che si deve adattare a voi e non voi che vi dovete adattare al documento. Ripeto, Photoshop ha tutti gli strumenti necessari perché voi lavoriate in comodità e a seconda dei vostri pregi e difetti. Questo conclude il primo capitolo per l'introduzione a Photoshop.